È sempre più campagna elettorale ad Agrigento, si accorcia sempre più il calendario verso le elezioni comunali e i partiti affilano le armi per arrivare alla prossima primavera, la stagione del voto, con il miglior programma possibile ed il miglior candidato credibile. L'obiettivo è la poltrona di sindaco di Palazzo dei Giganti, ma anche un posto tra gli scranni di Aula Sollano. Al momento i sicuri candidati a sindaco di Agrigento sono l'uscente Marco Zambuto, il dottore Aldo Capitano di Insieme nel Sociale e l'avvocato ambientalista Giuseppe Arnone. A questi se ne aggiungeranno almeno altri tre. Poi vi saranno almeno 200 candidati al Consiglio Comunale tra uscenti e new entry. Recentemente è uscito allo scoperto il Movimento per le Autonomie, che ha sondato il terreno per eventuali e future alleanze politiche, con la possibile realizzazione del terzo polo. Poi vi è il progetto dell'imprenditore Salvatore Moncada per salvare Agrigento, che non ha ancora deciso se candidarsi a sindaco oppure optare per una persona di sua fiducia. Adesso invece è la volta del Partito Democratico uscire allo scoperto sulle prossime elezioni ad Agrigento e lanciare messaggi agli alleati. Noi stiamo intanto avviando un percorso programmatico che guarda sia alle forze progressiste di sinistra sia alle forze del centro, del terzo polo, sapendo che Agrigento è uno stato di degrado tale e di speranze tradite dall'attuale amministrazione ma anche da quelle precedenti, che ha bisogno di uno sforzo ampio e collettivo che parta dai programmi, che parta dalle cose da fare, da realizzare. E dopo aver fatto questo, costruire un'alleanza tra forze politiche e società civile, guardando anche i movimenti che si muovono all'interno della nostra città, per costruire questo progetto che dia speranza e futuro alla città di Agrigento. Quindi un dialogo aperto che esclude, per quanto ci riguarda, qualsiasi rapporto con il PDL e come dire, con i soggetti che attualmente amministrano, perché stanno dimostrando l'assoluta incapacità di farlo. Avete già un candidato? No, noi dicevo prima dobbiamo costruire un programma, dopodiché vedremo con gli alleati chi è in grado, chi riteniamo in maniera più opportuna possa guidare questo processo e stabiliremo con gli alleati quale percorso mettere in piedi per scegliere il candidato, che può essere quello delle primarie, che può essere quello di un'ampia consultazione. Non uscirà sicuramente dalla discussione tra 3 e 4 notabili, apriremo complessivamente un dibattito aperto la scelta del candidato. Il deputato regionale del PD Giacomo Di Benedetto dice la sua anche sul sempre più probabile ingresso in politica di Salvatore Moncada. Io penso che ognuno debba fare il proprio mestiere. Moncada si dice sia un bravo imprenditore, è giusto che lo continui a fare con serietà. La politica deve occuparsi anche di altro. Ma il problema non sono gli uomini poi, il problema è con quale progetto si va e come ci si schiera rispetto alle questioni che pone la città. Mi pare che Moncada abbia avuto un avvio di un'interlocuzione con le forze di centrodestra che hanno gravi responsabilità su decennali gestioni della città di Agrigento. Allora, se quelli sono i suoi interlocutori, io ritengo che non è il soggetto che cambia il mondo, ma fa parte di un gruppo, di un team che è quello che ha affossato la città di Agrigento.